Vedi che sei in finocchio, ammetti pure. A me che schifo, finocchio. Mamma mia che schifo. Sto a finocchio, sì. E beh, quindi che nuovo che succede? Schifo. Che è successo? Che schifo. Che è successo, eh? Ha scoperto che esistono i finocchi, beh. Pure se siamo finocchi, che cosa, qual è il problema? Siamo sul tram come te. Scusa, qual è il... Che hai scoperto l'acqua calda? Esistiamo da sempre. Povera gente, tra stranieri e finocchi che gli piace più. A un certo punto, circa 10 minuti di viaggio, inizia a notare un po' di frastuono intorno a me, vedo persone che si agitano, a che mi tolgo le cuffiette per capire cosa sta succedendo e capisco che quest'uomo sta insultando due donne di origine asiatica. Le stava insultando, diceva i stranieri, come finirà l'Italia, ci hanno rovinato, ci rubano il lavoro, queste cose così. E si intromette questo ragazzo per difenderle. A che quest'uomo inizia a insultare anche il ragazzo con toni omofobi, passa dal razzismo all'omofobia tranquillamente, e io decido di intervenire dopo che quest'uomo ha iniziato a insultare questo ragazzo anche con minacce di violenza, di spacco la faccia, scendi che ti do un pugno, ti spacco. Pure se siamo finocchi, qual è il problema? Siamo sul tram come te. Scusa, qual è il... Che hai scoperto l'acqua calda? Esistiamo da sempre. Cammina, finocchio, allontana, fai schifo che tu ciucci pure i Mamma mia che schifo. Ho postato il video sui social perché volevo fosse un messaggio politico anche riguardo al dibattito recente sul DDL Zan. Importante secondo me parlare di questi fatti perché le persone non si dimenticano, non sappiano che queste cose accadono tutti i giorni su tutti i mezzi pubblici, su tutte le città d'Italia. Adesso io l'ho registrato e l'ho pubblicato, quindi sembra una cosa rara, è successo oggi, quindi vedo il video sui social, dico è successo solo oggi, no, in realtà ci sono molti altri episodi che non vengono filmati, magari le persone non hanno il coraggio, oppure tornano a casa e si chiudono in camera traumatizzate da fatti del genere. Per questo che serve il DDL Zan, che non è una legge che limita la libertà di espressione, non è una legge che regoli l'utero in affitto, queste cose non ci sono assolutamente scritte nella legge Zan, semplicemente una legge che tutela le persone nel caso in cui succedano questi episodi, è una forma di tutela verso le vittime di queste vicende che non sappiamo come possono reagire a livello emotivo o psicologicamente.